Racconta la medicina attraverso gli autoesperimenti, cioè le storie di chi ha sperimentato su di sé, sul proprio corpo, le proprie idee, le proprie teorie, oppure i propri strumenti nuovi e cose di questo tipo. Un monologo sulla storia della medicina raccontando storie di autoesperimenti e autosperimentatori dal 600 sino ai nostri giorni, con ironia e leggerezza. A portarlo in scena ad Arezzo, Silvia Bencivelli. Alla Casa dell'Energia sono così tornati gli appuntamenti con Arezzo Science Lab. Veramente un festival che è nato sotto, insomma, una buona stella, anche da un punto di vista astronomico, nel senso che i nostri eventi, insomma, sono tutti sold out e hanno riscosso un grande interesse. Del resto, insomma, probabilmente temi così specifici, ma al contempo anche così interessanti, con, insomma, professori di livello nazionale ed internazionale, hanno creato questa attrattiva. Ci siamo introdotti in collaborazione con Science Lab di Arezzo per cercare di fare luce su tutto quello che riguarda lo sviluppo scientifico, le nuove tecnologie, e ovviamente noi incarniamo anche spazialmente questo tipo di concetto. Silvia Bencivelli si è laureata in medicina a Pisa e in seguito si è perfezionata in comunicazione della scienza alla SISA di Trieste. Voce autorevole della comunicazione della scienza in Italia, è una delle firme di riferimento del settore ed è attiva con podcast, programmi radiofonici e televisivi. Io ho fatto medicina quasi per dovere familiare e poi ho cercato una scappatoia dal mestiere di medico. L'ho trovata nella comunicazione, però sono passati più di 20 anni, quindi nel frattempo ho sperimentato un sacco di strade all'interno di quelle possibili nella comunicazione e ho scoperto un mestiere divertente, soprattutto un mestiere che uno si fa con le proprie mani, si inventa ogni giorno in maniera diversa.